Avrebbe compiuto quest'anno 80 anni, quella che è stata la più grande donna della storia della Formula 1. Parliamo di Lela Lombardi, che in uno sport, l'automobilismo, che nel pensiero comune sembrerebbe prettamente maschile, si è invece distinta con i risultati clamorosi anche a livello mondiale. Parliamo oggi di questa campionessa dei motori, perché è piemontese, ed esattamente di Frugavolo, dove nacque il 26 marzo 1941. Il comune alessandrino anche quest'anno l'ha particolarmente ricordata, nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Una carriera, la sua, che è cominciata fin dalla sua più tenera giovinezza, portando avanti una passione nata con i kart, poi proseguita a livelli professionistici. Dalla vittoria nel 70 al campionato italiano Formula 850, fino al debutto al mondiale Sport Prototipi e in Formula 1 al Gran Premio di Gran Bretagna. I grandi successi dal 1975 con la Marsh, con la quale prese parte al mondiale e si qualificò per il Gran Premio del Sudafrica, diventando la seconda donna della storia della Formula 1. Sesta in Spagna e unica pilota capace di conquistare punti in Formula 1, ottenne poi un sesto posto alle 24 ore di Le Mans e un quarto alla 1000 km di Monza, sedicesimo posto per lei in Brasile nel 76 e cambio di scuderia. Con la Brabham però non si qualificò in Gran Bretagna e in Germania, arrivò solo dodicesima in Austria, ventesima nell'Endurance Alemán con una Lancia Stratos. Nel 77 lascia la Formula 1 ma continua a correre in altre categorie, terza alla 250 km di Imola con una Osella, gareggia a Daytona, conquista la 6 ore di Perguso e di Vallelunga e si piazza terza al campionato Interserie Divisione 2. Gareggia l'ultima volta a Le Mans nell'80, sale sul gradino più alto del podio alla 6 ore del Mugello e si qualifica seconda alla 6 ore di Pergusa. Negli ultimi anni di vita disputa due gare del campionato turismo tedesco al volante di un Alfa Romeo, poi una brutta malattia se la porta via prematuramente il 3 marzo 1992 a Milano.